spieghi perché sei così? Perché sento caldo. Senti caldo? Ma se siamo ancora a casa? Sento caldo per dopo. Che vuol dire senti caldo per dopo? Non dobbiamo andare in piscina? Ah, sì, hai ragione. E appunto dopo sentirai caldo. Ma ora non c'entra niente che già ti metti la tovaglia in testa. Un po' più forte, grazie. Alessio, lo stai facendo da solo. Shh, fammi illudere. In piscina lo farei tu. Te lo puoi scordare? Ma sei pazzo? Togliti sto coso che mi dai fastidio. Ragazzi, siete pronti per andare in piscina? Sì. Wow, che entusiasmo. No, lo sai cos'è? Perché io già mi immagino dopo in piscina con il mio relax, con la testa di Vito. Che c'entra la testa di Vito, scusa? Tu ce l'hai la testa di cocco? Sì. Tu non hai il cervello, ma hai tanta acqua, quindi ti smonta la testa, prendo la cannuccia. Vito, non ti buttare così giù. C'è l'acqua in fondo, non ti ho detto che è completamente vuota. Grazie, questo mi consola. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente è arrivato il momento anche per noi di andare in piscina. Perché sì, ce l'avete chiesto in tanti, ma non ci andate al mare, non ci andate in piscina. E invece oggi ce ne andiamo in piscina perché sono con i miei mattacchioni. Fatemi sentire! Piscina, 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 piscina. Ragazzi, basta. Cari vichinghi, prima di iniziare questo video, prima di andare in piscina insieme a noi, perché oggi sarà una giornata veramente grandiosa, volevamo darvi una notizia che stavate aspettando da un sacco di tempo. Ma non sarò io ad annunciare questa splendida notizia, ma saranno loro, i miei cuginetti. Ragazzi, ci avete chiesto in tantissimi di vedere la nostra sorella Noemi. E finalmente il vostro desiderio diventerà realtà. Aspetta, adesso quindi ci stai dicendo che uscirà il video in cui faremo vedere Noemi per la prima volta? Sì, esatto, uscirà sabato 19 giugno. Il video uscirà alle 12:30. Avete sentito, cari vichinghi? Sabato 19 giugno alle 12:30 uscirà il video in cui mostreremo la nostra Noemi per la prima volta. Non siete contenti? Se ci siete e siete felici, battete un colpo lasciando un bel pollice in su. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere anche voi dei piccoli vichinghini. Oggi sono talmente carico che veramente mi faccio un tuffo da 20 metri. Vito, oggi ti vedo abbastanza carico. Che ti è successo? Sai cos'è, Ale? Sono veramente contento perché i nostri vichinghi aspettavano da un sacco di tempo di vedere il video con Noemi e finalmente sabato esce, hai capito? Per questo sono felice. E anch'io sono felice. Perché? Perché andiamo in piscina. Io pure. Vito, a tal proposito, come andiamo in piscina? No, perché sai, io la patente non ce l'ho. Io invece ho la patente, ma non ho la macchina. Ma se manco c'hai 18 anni per poterla prendere? Ma se io ho 39 anni. 39 anni? Le porto bene. Ma perché vi devo spiegare sempre tutto? Perché? Ragazzi, per la piscina in cui andremo oggi non ci sarà bisogno di nessuna macchina, di nessun motorino, di nessun mezzo di trasporto. No, 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 aspetta. Non venderei mica a piedi. Io sto qui col condizionatore, ciao. Condivido quello che dice Alessio. Se dobbiamo andare a piedi, resta a casa. Sì, ok che dobbiamo andare a piedi, ma non dobbiamo fare tanta strada. Perché la piscina non è lontana. Si trova qui. Mi tuffo. No! Vito, le tue ascelle non valgono. Quanto sei spiritoso! Perché ho le ascelle pezzate e lui subito piscina. Comunque no! La piscina si trova qui sotto casa! Ma come mai non l'avete vista salendo? Ah, ma io ho visto un camion blu! Senza targa! E quella la piscina! Sì, è quella la piscina. Come hai fatto a confondere una piscina con un camion blu? Io ho la patente da un sacco di anni ormai! Sono abituata a vedere i camion! Per questo mi sono confuso! Tu i camion ce l'hai qui! Quindi quella di là non era la piscina del vicino, era la nostra! Esatto! Ma più precisamente è la mia! Vito, mi deludi. Sai che quello che è tuo è mio. E quello che è mio è mio. E io che ci guadagno? Nessuno ha mai parlato di guadagni. È una questione di affetto. Sì, ma solo nei miei confronti verso di te. Finalmente hai capito. Ecco perché sei il mio cugino preferito. Andiamo! Ma chi sei, Superman? No, sono Aquaman. Aquamano? Ah, iniziamo bene. Ragazzi, è con grande piacere che vi presento la nostra piscina. Ci ho messo un'intera giornata per montarla, però è veramente bellissima. E lì ci sono i tonni spiaggiati. Quando scendi? Sto arrivando! Qui abbiamo Manu in versione faraone. Manu, che stai facendo? Mi sono risvegliato. Oggi c'è molto caldo. Cosa aspetti a tuffarti in piscina? Manu, sinceramente, io non voglio essere il primo a tuffarmi, anche perché mi scoccia. Quindi sarai tu ad aprire le danze. Ammiratelo nella sua tenuta estiva. Guardate che fisico. Fai vedere i muscoli, Manu. Adesso via la maglia, gli addominali
di un culturista, colui che ha lavorato tutta l'estate, tutto l'inverno, scusate, mi sono emozionato, per ottenere questi risultati ai massimi livelli. Signore e signori, in tutto il suo splendore, vi presento Manu Man. No, acqua, Manu. Che stai facendo? Mi sto riscaldando. A me sembra più la mossa del pellicano. Io ci sto, mi tufferò per prima perché c'è caldo. Però ho bisogno del vostro aiuto. E cosa ti serve, Manu? No, da te non mi serve proprio niente. Ma voi, vichinghi, mi dovete aiutare. Ho bisogno di un pollice in su e di un commento di incoraggiamento. Cari vichinghi, adesso tocca a voi. Su, forza, preparati al tuffo. Manu sta per fare un buco in piscina. Piscina contro Manu, Manu contro piscina. Piscina contro Manu, Manu con i suoi addominali. Chi vincerà? Ragazzi, direttamente dalla piscina Olimpionica di Torino abbiamo il campione nazionale Manu, che si appresta al lancio in piscina. La temperatura dell'acqua, signori, è un professionista. Alessio sembra più un pinguino. Hai ragione tu, si tuffa e si comporta come un pinguino. Quando il coraggio di un uomo supera ogni limite, non supera comunque quello di Manu. È talmente fredda che ci posso fare la granita. Signora, a questo punto controlliamo se Manu dice la verità. Con quest'acqua possiamo congelare un pinguino. Sempre con questi pinguini, ma basta! Tu sei il cameraman, io il presentatore, quindi fate il tuo lavoro, ok? Sì, mi scusi. Dai, contiamo tutti insieme. Uno, due, uno, ma, due. Ma come conti? Conta meglio. Ognuna conta come vuole. Uno, due, uno, quattro. Ma, dai, sbrigati, i vichinghi stanno aspettando te. Hanno anche messo un pollice in su. Butta sto microfono. No. Questa ci serve per fare le riprese dopo. E com'è che si faceva? Uno, due, tre. Oh! I'm turning back time. Again, wanna know if I'm alright. Ooh, it's not easy to find what I'm looking for in the end. Just wanna know what I'm about. Feels up and turns back down. We're all looking for the moment when getting to know, knowing when all the pieces fall in line. Oh, it goes up and turns back down. Keep searching for signs in my dreams back then. Questa è l'aria. Guardate qua. Guarda che bello. Uno, due. E allora, ragazzi, siamo qui nella nostra piscina come dei veri VIP. Guardate il nostro Manu come si diverte. Qui abbiamo il nostro Alessio, incredibile. E adesso si esibirà in una verticale. Mi allontano perché c'è il rischio di bagnare la videocamera. Forza, Alessio! Illuminaci! Incredibile, ragazzi, non me l'aspettavo. Bravo! Complimenti, puoi fare i campionati mondiali di ginnastica artistica. Incredibile. Manu, ti vedo un po' stanco, come mai? Perché quando io vado sott'acqua, apri gli occhi e mi diventano tutti rossi. E tu non li aprire, visto che non c'hai la maschera? Non fare il Leonardo DiCaprio della situazione. Vieni fuori, che qui c'è spazio nella tavola. Smettila di utilizzare il mio materassino. Questo è mio. Mi hai bagnato tutta la videocamera. Cari vichinghi, vi propongo una sfida. Se questo video arriva a 20.000 like, faremo una gara a chi rimane più sott'acqua. Tanti, tanti like! 20.000, abbiamo detto 20.000 e noi le promesse le manteniamo sempre! Vito, ma perché non ti togli la maglia? Perché non voglio fare vedere il mio fisico da Goku. Il fatto è che non voglio stupire tutti con il mio fisico, preferisco rimanere così, anonimo. Bene ragazzi, questo video si conclude qui. Dai ragazzi, ci sarò anch'io! Ciao Manu! Aspetta, facciamo spazio al nostro Manu, mettiti qui. Per questo video di oggi è tutto, stavo bagnando la videocamera. Noi ci vediamo ad un prossimo video. E ciao!